Se il blush è il tuo prodotto preferito, sei finito nel video giusto e voi non sapete quanto io sia esaltata per questo video. Non so se avete notato, ma letteralmente è l'anno dei blush. Sembra che tutti stiano lanciando nuovi blush e io non posso che essere contenta, ma ho pensato perché non raggruppare i 7 blush più virali del periodo e farvi sapere le mie opinioni, quale ne vale la pena, quale non vale la pena, tutte le texture, i packaging, il costo, insomma tutte le informazioni che magari avete bisogno per andare a comprare un nuovo blush, così non avete bisogno di comprarne tutti come ho fatto io, ma potete fare una scelta mirata. Quindi vedrete veramente tantissimi brand. Abbiamo Patrick Ta, Too Faced, Armani, Gucci, Valentino, House of Lab. Prendete una tazza di tè, una tazza di caffè, sedetevi e godetevi questo video che spero possa aiutarvi a scegliere quale è il prossimo vostro blush dei sogni. Allora, io direi di andare in ordine di prezzo. Vado a idea di cosa penso io sia più economico, se sbaglio, ovviamente. Siate buone. Allora, credo che il più economico tra questi sia il blush della Too Faced. Questo qui è il Too Faced Cloud Crush nella tonalità Golden Hour. Il packaging di questo blush è stupendo, mi piace tantissimo, sia per quanto riguarda il peso del packaging che il packaging all'interno. Il colore, come vedete, questo rosa che non è né troppo freddo né troppo caldo, nonostante si chiami Golden Hour, che quindi significa tramonto in italiano. Questo blush ha un profumo molto molto intenso, quindi se non vi piacciono i profumi, questo qui secondo me forse è il più profumato, ma soprattutto il profumo che rimane di più sul viso, perché altri blush sono profumati ma non tendono a rimanere così tanto sul viso, quindi se come me voi siete sensibili al profumo tenete questo a mente. La formula di questo blush è appunto una formula blurring, quindi che va a creare questo effetto soft focus alla pelle, e secondo me il colore questo qui che ho io, nonostante dal pan sembra matte, quando poi lo applicate notate che ha una pearlescenza all'interno, non sono glitter ma comunque non è un matte piatto. Questo qui è quello lì più polveroso tra tutti, cosa che per me non è un problema, però quando voi mettete il pennello all'interno noterete che non è compatto come altri blush. Ha un'ottima durata sulla mia tipologia di pelle, penso che questo sia più adatto se avete una pelle normale, grassa e una pelle giovane, se avete una pelle secca o una pelle matura. Secondo me questo qui non è il blush che vi andrei a consigliare, è un buon blush, ma devo dire che ho provato adesso, poi vi farò vedere un blush che comunque ha questo effetto soft focus e se devo scegliere mi piace più l'altro, quindi è sì un buon blush, andrei a comprare altre tonalità di questo blush? Molto probabilmente no. Poi, secondo blush per ordine di prezzo, credo che abbiamo il blush di Patrick Ta. Questi qui si chiamano Double Take Cream and Powder Blush e la tonalità che ho io è la tonalità She's That Girl. Credo che sappiate un po' la mia opinione su questo blush. Questo è il packaging, all'interno avete sia il prodotto in crema che la polvere. Come consiglia Patrick Ta di applicare prima la polvere e poi il prodotto in crema. Nonostante questo colore sia abbastanza acceso, questo qui è tra i miei blush preferiti d'estate. Se prendete la tonalità giusta per voi, ovvero che non sia troppo troppo accesa, secondo me questi blush sono pazzeschi. Hanno una durata ottima e sono il blush che io amo utilizzare per questa sorta di look freschi, perché andando ad applicare la polvere e poi andando ad applicare sopra la crema dà veramente questo effetto salute alle guance. Questo colore è in assoluto il mio colore preferito della linea, e se ne dovete prendere uno e avete una carnagione simile alla mia, questo qui è in assoluto quello che prenderei, però ovviamente dovete contare che la crema è sicuramente un po' lucidina, però secondo me è un po' adatto a tutti. Polvere super setosa, non ha kickback, quindi quando lo prendete non viene questa sorta di polvere nel packaging. Super super consigliato tra i miei preferiti. E come potete vedere, il mio ha praticamente un buco e molto probabilmente lo finirò, che per un blush è veramente difficile finire un prodotto, ma questo credo che dimostri quanto io ami questo prodotto. Altro blush, e in realtà il blush che mi ha ispirato a fare questo video, è questo blush di Dior. Questo qui è il
famosissimo Dior Backstage Rosy Glow nella tonalità 001 Pink, che credo che sia il blush che per un periodo è andato super virale. È questo blush che dal packaging sembra super freddo, ma all'interno questo blush ha un reagente che reagisce con il pH della vostra pelle e il colore sarà diverso su ognuno di voi. Quindi questo blush lo vedete di un colore sulla mia pelle, ma sulla vostra pelle ha un colore completamente diverso. Ora, questo blush è sicuramente tra quelli che ho il più polveroso al tatto. Questo effetto polveroso al tatto non va poi a riflettersi sul viso trovo che sia super naturale e dia questo bel effetto luminoso, cioè Rosy Glow credo che sia proprio il nome giusto per queste tipologie di blush. Ha un'ottima durata, non mi aspettavo un'ottima durata da questo blush, ma sulla mia tipologia di pelle ha un'ottima durata. Non credo che sia everyone's cup of tea, secondo me questo colore, nonostante vada a reagire con il pH della nostra pelle, non penso che sia adatta a persone da carnagione media, carnagione olivastra, persone da una carnagione scura. Secondo me questo blush non penso possa fare per voi. È sicuramente modulabile come blush, non trovo che siano quei blush che sono super pigmentati e difficili da gestire, quindi sono perfetti anche per una mano inesperta. E secondo me questo qui è il classico blush che mi piace utilizzare quando voglio un look proprio super soft, magari super naturale. È comunque un ottimo, ottimo blush. Questo qui è, diciamo, l'OG, il blush, diciamo, più famoso. È il blush che è andato più virale e quindi ovviamente ho dovuto testarlo, ho dovuto metterlo alla prova e devo dire che è un ottimo blush. Prossimo blush di questa carrellata abbiamo questo blush di House of Lab. Questo qui è il Color Fuse Blush nella tonalità Hibiscus Ace. Tra tutte le tonalità, questo qui è l'unico per la mia tonalità di carnagione che secondo me è mettibile. Tutte queste tonalità dei blush di House of Lab sono super intense, cioè se voi li vedete in store, ma anche se le vedete dalla foto, noterete che hanno tutti questi colori estremamente accesi, cosa che per la vita di tutti i giorni non sono le mie tonalità preferite. In generale non tendo ad utilizzare blush da queste tonalità, mi piace più utilizzare blush rosati, pescati, comunque leggeri, però questo qui è in assoluto il più mettibile. Nonostante questo è comunque pigmentato, quindi dovete fare abbastanza attenzione. Il packaging è un bel packaging, devo dire, è abbastanza pesantino, perché ci sono dei blush, tipo ad esempio questo della Dior, che ha un packaging, cioè super plasticoso, molto molto leggero. Comunque, la polvere è super sottile al tatto, ma secondo me non è la più setosa tra tutti i blush che vi mostrerò. E comunque, nonostante sia anche qui matte al primo sguardo, quando lo mettete non è completamente matte, quindi ha comunque una sheen, ha un'ottima durata. E un'altra cosa da dire su questo blush è che non ha il talco all'interno. È carino, però diciamo che è troppo pigmentato per me, è un po' difficile da gestire, nonostante comunque lo utilizzi, ma diciamo che secondo me c'è stato un hype un po' troppo grande, cioè mi ricordo quando questi blush sono usciti, cioè veramente non si sentiva parlare di altro, come se fossero tipo dei blush rivoluzionari, non rientra, diciamo, nel mio blush preferito. Prossimo blush, credo per quanto riguarda prezzo, abbiamo i blush di Armani. Questi qui sono i Luminous Silk Glow Blush, questo qui che ho io è nella tonalità 51, ma come ben sapete ho la tonalità 10. La tonalità 51, che è la tonalità amore, è sicuramente la mia tonalità preferita, quella che tendo ad utilizzare di più, se notate, è anche molto simile a questo di Patrick Ta. E come potete vedere, guardate quanto è finito questo blush, quindi queste tonalità mi piacciono tantissimo. Inoltre la tonalità 51 è anche la mia preferita per quanto riguarda la tonalità in crema dei blush di Armani. Questa qui invece è la tonalità 10, è la più chiara della linea. Sicuramente adesso che sono un po' più scura rispetto alla mia carnagione, diciamo super pallida in inverno, è abbastanza chiarino, ma devo dire che questo qui, adesso che ancora non sono super super abbronzata, sono un po' più scura del solito, ma non abbronzatissima, potete costruire l'intensità e il colore, devo dire che è un colore molto molto particolare perché è un mix tra un nude, un pesca e un biscotto, quindi le tonalità sono stupende. E poi
in Italia mi aspettano altre due tonalità perché ho preso la tonalità 52 e ho preso la tonalità 11. Seguitemi su Instagram perché appena arrivo in Italia vi farò vedere le altre due tonalità. Ora, come notate, ho preso quattro tonalità. Questo per farvi capire che secondo me questo blush ha una formula pazzesca, ha una feel super setoso sulla pelle, ma anche cioè proprio quando sentite, quando fate lo swatch, sentite proprio sembra seta. È lo stesso feel della cipria di By Terry, che non so se qualcuno di voi ha provato, ma se l'avete provata sapete di cosa sto parlando. Insieme a questo effetto setoso sulla pelle, la cosa che mi piace anche è che ha questo effetto blur alla pelle, quindi questo effetto soft focus alla pelle che va veramente a far sparire i vostri pori ed ha proprio questo effetto filtro. Stupendo, ottima durata e questo qui è esattamente quello che vi dicevo all'inizio, ovvero a gennaio quando sono usciti questi, ero super esaltata perché avevano questo effetto un po' setoso e un po' blur alla pelle, ma devo dire che tra i due secondo me quello di Armani è una spanna avanti per quanto riguarda feel sulla pelle e soprattutto questo di Armani secondo me è utilizzabile da un po' tutte le tipologie di pelle, quindi dalla più giovane alla più matura. Per me vale tutti i soldi che costa, ne ho comprati 4, quindi potete capire che è un blush che mi piace. Secondo me Armani con questa uscita ha fatto veramente centro e se non li avete ancora provati ve li consiglio altamente. Siamo quasi arrivati alla fine di questa carrellata di blush. Prossimo blush di cui andremo a parlare è questo blush di Gucci. Questo qui si chiama Cheeks and Eye Powder Luminous Matte ed è nella tonalità Bright Coral. Allora, per quanto riguarda packaging, questo è il blush del packaging più bello. Se volete fare un regalo speciale a qualcuno, tra tutti i blush, secondo me questo qui ha il packaging stupendo. Il packaging è bello pesante, è bello esternamente, cioè lo so che uno dice chi se ne frega del packaging, a me interessa il prodotto dentro, ma se vi piace comprare prodotti luxury per quanto riguarda make-up, ovviamente andate a ricercare anche un packaging bello e questo qui secondo me è stupendo. Il colore devo dire che mi piace tanto. Allora, si chiama Bright Coral, ma secondo me perché parliamo di una casa lusso, quindi Gucci, è un corallo ma super delicato, cosa che io non avevo nessun colore così nella mia collezione. In generale i coralli sono colori che tendo a evitare perché non mi stanno tanto bene con la mia tonalità di carnagione, ma soprattutto la maggior parte dei coralli ha una punta di arancione troppo alta che sulla mia carnagione non sta bene, ovviamente vi sto parlando della mia carnagione. Questo qui è super compatto per quanto riguarda blush, è setoso anche lui, super compatto e ha una pigmentazione costruibile, quindi perfetto se non amate quei blush super intensi. Ovviamente ha un costo così elevato perché stiamo parlando di Gucci, quindi state pagando ovviamente il brand. Per quanto riguarda il finish, ha un finish matte ma anche qui luminoso, ovvero no glitter, ma comunque non è un matte piatto. In generale, queste tipologie di formule, che sia appunto Armani o che sia appunto Gucci, devo dire che sono tra le mie formulazioni preferite perché non sono luminose, quindi non hanno glitter, ma non sono neanche super matte che danno quell'effetto tipo gesso alla pelle, che non è assolutamente carino. Ultimo blush è, voglio dire, il più costoso tra tutti i blush che io ho comprato proprio nella mia vita, già non so cosa mi sia preso quel giorno, ma eccomi qui. Questo qui è il blush di Valentino, questi qui si chiamano Dual Use Blush and Shadow Eye to Cheek e io l'ho preso nella tonalità 5. Allora, io questo blush l'ho comprato a gennaio e devo dire che solo dall'ultimo mese che lo sto indossando è il blush che sto indossando oggi nel video ed è il blush che secondo me utilizzerò tantissimo quest'estate. Ora, per quanto sono chiara, questa tonalità era veramente troppo intensa, infatti questo inverno me ne sono pentita perché io da gennaio fino a marzo non l'ho praticamente utilizzato, ma devo dire che adesso ogni volta che indosso questo blush ricevo complimenti nella vita reale perché questo blush, se avete la mia carnagione e gli occhi verdi, questa tonalità è la tonalità perfetta. Ora, anche questo di Valentino è super profumato, anche quello di Gucci ha un profumo. Il profumo lo sentite quando lo applicate, ma poi è molto delicato, quindi tende a svanire. Questo di Valentino è abbastanza intenso anche qui come profumazione, cosa che
Io personalmente non amo i profumi, ma ovviamente le case luxury mettono profumo ovunque, non che secondo me sia necessario mettere il profumo nei blush, ma ovviamente questa è la mia opinione. Questo qui è un blush anche qui super setoso al tatto, molto molto simile al blush di Armani per quanto riguarda feel. Il blush ha una durata pazzesca e questo colore, cioè, è stupendo, cioè d'estate. Questo qui sarà il mio colore preferito. È bello pigmentato, quindi io quello che faccio lo vado ad applicare con un pennello bello bello largo, poi di solito ne prendo un pochino così e poi cerco di togliere più blush possibile. Vado anche a fare tipo 1 e 2 sulla mia mano e poi lo applico, perché questo blush, essendo una bella tonalità intensa, se io andassi ad applicarlo con il pennello direttamente dal pan, cioè diventerei tipo un pagliaccio. Quindi dipende un po'. Se vi piace questo colore di carnagione d'estate sarà stupendo. Se avete la carnagione medio scura, secondo me questa qui potrebbe essere una tonalità che vi può piacere. Però ci sono anche tonalità più tenue, non le ho mai provate perché ovviamente il blush costa 70 dollari, averne magari 5 non è ne assolutamente necessario, quindi vediamo quanto lo utilizzerò quest'estate. Vi continuerò ad aggiornare se poi magari a fine estate vi faccio sapere se ne è valsa la pena oppure no. Per ora devo dire che lo sto utilizzando e ripeto, ogni volta che lo utilizzo qualcuno mi chiede cosa io indossi sulle guance, perché comunque è un colore super super particolare. Bene, abbiamo finito con questa carrellata di blush più virali del momento. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, vi abbia veramente fatto capire quale blush sia più adatto per voi. Devo dire che a me piacciono veramente, veramente tutti. È un po' difficile da scegliere, un po' come scegliere qual è il tuo figlio preferito, ma forse se devo proprio scegliere la mia top 3, abbiamo Armani, abbiamo Patrick Ta, devo assolutamente sceglierlo, e poi credo che sia un pari tra Gucci e Valentino. Quindi forse questi sono i miei quattro preferiti e quelli che direi secondo me ne vale la pena comprare, soprattutto se vi piacciono ovviamente i blush. Poi uno può comprarsi anche il blush super economico, e quindi questa è un po' la mia opinione finale. Ho finito, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato veramente un'idea su quale blush può fare al caso vostro. Sono curiosa di sapere se avete provato uno di questi blush, come vi siete trovate, se ci sono altri blush che sono andati virali che mi sono persa, ma credo di aver coperto la maggior parte dei blush virali dell'ultimo periodo. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, che io vi abbia tenuto un po' di compagnia come sempre. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!